Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePa17 e oggi siamo tornati su Splatoon per delle nuove mischie mollusche con voi. Come promesso ragazzi, oggi è martedì 30 agosto, sono le ore 18 e sono online sul terzo profilo, pronto a giocare con voi. Ragazzi, vado a prepararmi e ci vediamo nella prima partita di oggi. Perfetto ragazzi, eccoci qua nella prima partita di oggi, siamo nella mappa del magazzino, modalità mischie mollusche. Perfetto, partiamo subito. Carichi e cattivi. Ok, ho preso lo Sweeper Duo CM, così possiamo colorare da una bella distanza. Volevo prendere il cecchino, però per il momento mi sa che non ho un buon cecchino su questo profilo. O comunque devo prima controllare bene. Attenzione alle bombe a ricerca. Uno dei nostri è riuscito a sparare un tornado. Mazza, si è colorato sta bomba, guardate che roba, colorato parecchio. Aspettate che mi nascondo qua, ho ricaricato tutto. Attenzione, attenzione, stavano usando il... Ok, vai di Kraken. Anche uno di loro ha utilizzato il Kraken. Preso, ci siamo presi a vicenda con Wolf 2099. Ok, per il momento stiamo reggendo. Ok, adesso li vediamo, sono là davanti. Sono là davanti. Guardate fino a dove posso colorare. Stanno continuamente lanciando delle bombe a ricerca. Eccolo, eccolo. Dai però, ok, preso. Ho rischiato di morire tantissimo. Ok, sto utilizzando lo Sweeper Duo come posso. Ok, sto cercando anzi di dare una mano ai miei per fargli guadagnare terreno. No, mamma, sono stato graziato da un Turbinator incredibile. Ha finito? Sì, ha finito, è stato abbattuto. Ok, perfetto. Dai che se riesco a riattivare il Kraken. Grandissimo, grandissimo tank. No. Ok, bomba ricerca esplosa. Stanno arrivando le APC bombe. Dai che ho quasi sbloccato il Kraken. Per fortuna uno dei nostri è andato là davanti. Grande, volevo splattarlo io. Ok, aspettate, vado avanti. No, sanno che sono qua. No, dai, e che caspita. Sembrava un nabbo questo qua con il rullo. Ed è riuscito ad abbattermi. Adesso hanno preso il largo. Per fortuna i miei tre colleghi là davanti stanno resistendo. Però uno è stato splattato. Vabbè, adesso prenderanno il largo. Niente. Vabbè, con l'aerografo deluxe è dura. Niente, hanno preso il largo, hanno preso il largo. Siamo letteralmente crollati per colpa di quel caspita di rullo, che se l'avessi splattato praticamente vincevamo il match. Dove è andato? Vabbè, buonanotte, siamo morti tutti e due. Niente, ci hanno schiacciati alla fine, negli ultimi secondi. Se splattavo quel rullo era fatta. Però purtroppo iniziamo con una sconfitta. Ma con lo Sweeper non posso andare avanti, devo stare indietro. Purtroppo ho una tecnica di gioco che, diciamo, mi spinge ad attaccare sempre l'avversario. 4 morti e 2 kill. Perfetto ragazzi, eccoci qua per la prima partita di oggi. Torniamo nella mappa del magazzino, altra mischia mollusca. Purtroppo da noi è crashato già un giocatore. Speriamo comunque di riuscire a contenere la squadra avversaria. Ho preso il marker, dato che purtroppo prima siamo crashati. Ho deciso anche di cambiare arma, perché con lo Sweeper non è che mi trovassi granché bene. Ok, adesso sicuramente arriveranno e ci attaccheranno. Guardalo come gira. Dai. Ok, beccatevi questo. Ok, ho usato il tintofono, ho provato a schiacciarli. Non stiamo giocando male. Non stiamo giocando per... Mamma mia, ho visto all'ultimo quella PC bomba. Via il tornado. Ok, cercano di guadagnare terreno. Attenzione, un attacco dall'alto. Ok, Davide 08 mi ha subito vendicato. C'era Daniel Hall, che
passato sopra il muro. Ok, dovevo aspettarmelo un attacco del genere. Volevo ricaricare subito la barra del tintofono perché così potevo dare una mano. Ok, stanno arrivando, purtroppo ci hanno splattati di nuovo. Eccolo lì, altro attacco dall'alto. Niente, grandi, mamma mia che colpo. Che colpo, l'ha preso con la bomba a ricerca. Si è distratto un attimo ed è stato subito splattato, grandissimi. Però come vi dicevo, non andiamo distanti, essendo 4 contro 3. Ok, scappa via, preso di nuovo. Ok, ho attivato il tintofono, però sono riuscito a evitarli. Sono riusciti a evitare la mia arma. Ok, purtroppo è dura signori. Cerchiamo comunque di perdere con onore. Vabbè, ha un'arma che mi spara da 1,5 km. Si è preso lui lo sweeper adesso. Hanno sparato pure un tornado. Ok, tintofono evitato. Non sapevo che ne avessero uno pure loro. Ok, ho colorato. Purtroppo come arma secondaria con questo sweeper. Chi è che ho preso? Ah, la giapponese di turno. Vabbè, ne ho presa comunque una. Dicevo, con questa versione del marker non è che ho delle grandissime armi secondarie, purtroppo. Diciamo che ci sono armi secondarie migliori rispetto a quelle che possiedo io. Preso. Mi sono nascosto. Vabbè, non... c'era speed dietro l'angolo. Però almeno ne ho killato un altro dei loro. Dai, che c'è la giapponese che stava recuperando terreno. Vediamo come va a finire. Come vi dicevo, era già mezzo scritto che avrebbero vinto loro. Concludiamo però 55-29, ci siamo difesi bene, non male. Ah, è crashato Nekotaku. Perfetto ragazzi, eccoci tornati nella piazza centrale di Coloropoli per i saluti finali. Come sempre, fantastiche mische mollusche. Purtroppo però devo terminare il video qua, non so quanti match vi ho mostrato. Purtroppo però in questo momento c'è un temporale da me e continua a crasharmi la linea internet. Ragazzi, spero comunque che il video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. E ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qui su Splatoon. Alla prossima ragazzi!